È stata una serata bellissima e averti qui con noi è l'ennesimo regalo veramente, veramente speciale. Veramente speciale. Adesso però mi viene difficile andare via così. Dobbiamo fare ancora una cosa insieme, eh? Dobbiamo cantare ancora una canzone insieme. Una cosa speciale, una cosa che non si aspetta nessuno. Non ti viene in mente niente? Qualcosa di... Guarda, se c'è una cosa che mi intenerisce, che tanti nostri fan hanno già guardato e consumato su YouTube, è una performance di 22 anni fa. La gente non lo sa, ma ci siamo conosciuti al Vaticano proprio durante il concerto di Natale, perché un cantante non si presentò e rimase da cantare questa canzone in diretta la sera stessa. Sì, e mi chiesero di cantare questa canzone, io tremavo, il mio disco era uscito un mese prima, avevo appena conosciuto Elisa, quell'energia c'era, che ho acchiappato, ti ho detto ti prego la canti con me. Sì. Ci siamo chiusi in camerino, l'abbiamo studiata e l'abbiamo cantata per la prima volta, per me è diventato un classico, quindi wow. Che dici di rifarla dopo 20 anni? Dopo 20 anni, oh. Sì, direi di sì, direi di sì, direi di sì, assolutamente sì, Tiziano, è assolutamente, facciamoci gli auguri di Buon Natale così, e poi questa canzone Happy Christmas, War is Over, è una canzone che anche purtroppo è un tema sempre ancora tragicamente attuale, quello della guerra. Quindi dobbiamo lanciare un messaggio di pace, di speranza, un cessate il fuoco ancora, fortissimo. Quindi direi che è tempo di cantare Merry Christmas, vuoi dire? Direi anch'io. Grazie Tiziano. Anche voi, cantiamola tutti insieme, ragazzi. And so this is Christmas. And what have you done? Another year is over, and the new one's just begun. And so this is Christmas. So this is Christmas. I hope you have fun. So this is Christmas.
Tiziano, grazie! Che regalo gigante! Buon Natale da tutti noi qui! Un applauso gigante a Tiziano Ferro che è stato con ti noi! Ti voglio bene, ti voglio troppo bene!